Il CT azzurro Marcello Lippi dal raduno di Coverciano non si sbilancia sulla formazione che metterà in campo contro l'Irlanda, dove un punto vorrebbe dire qualificazioni ai mondiali 2010 in Sudafrica. Di sicuro non sarà del gruppo Claudio Marchisio, tornato a Torino a causa di un infortunio al menisco, ma il tecnico azzurro non è preoccupato. Voi sapete perfettamente che io non ho mai dato peso alle assenze. Io mi auguro che sia un'Italia importante, con carattere, con le nostre caratteristiche di sempre. A tenere banco poi ancora la questione Cannavaro, accusato di doping per colpa di una puntura d'ape ma già prosciolto. Il capitano azzurro tornerà già domenica a far parte del gruppo in vista della gara Italia-Cipro di mercoledì. A spiegarci la vicenda il medico della nazionale, professor Enrico Castellacci. Quello che vi possiamo dire è che il giocatore, quando è venuto in ritiro a Coverciano, dopo che la partita ha correttamente raccontato quello che gli era successo, e noi siamo stati in contatto con i medici della Juventus che ci hanno riferito della terapia che giustamente hanno fatto per evitare uno shock anafilattico al ragazzo. E dopo aver appreso la notizia del riconoscimento del premio Nobel per la pace assegnato al presidente americano Barack Obama, il CT Marcello Lippi, che lo scorso anno si era detto entusiasta per la sua elezione, ha commentato così: sono felice perché ero stato emozionato da questa persona, da questa famiglia, da questa svolta epocale nel mondo, e sono contento che gli sia stata riconosciuta questa cosa importantissima.